A Lanciano prosegue la 2 giorni di Open Day del corso di laurea in diritto dell'ambiente e dell'energia, nato nei mesi scorsi dalla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Regione, Università degli Studi di Teramo e Comune di Lanciano. Il corso di laurea, di durata triennale, prenderà il via nell'anno accademico 2023-2024 nel Palazzo degli Studi di Corso Trento e Trieste a Lanciano e sarà unico nel suo genere in Italia. A parlarne al TG8 è il professor Enzo Di Salvatore, referente per l'Università di Teramo del nuovo corso di studi. L'offerta formativa è variegata perché si tratta di 20 insegnamenti, tutti declinati sui temi dell'ambiente e dell'energia, e gli sbocchi professionali sono molteplici. Alla fine del triennio si potrà accedere, per chi lo vorrà, a un master di primo livello in diritto dell'ambiente e dell'energia, oppure proseguire gli studi iscrivendosi alla magistrale, quindi a giurisprudenza, con riconoscimento di un numero cospicuo di esami, oppure si sta valutando la possibilità di costruire una nuova specialistica in diritto dell'ambiente e dell'energia. Al termine di questo percorso ci sarà un'ulteriore occasione, quella di iscriversi a un master di secondo livello che serve appunto da ponte tra il mondo dello studio e del lavoro, e per i più ambiziosi ci sarà la possibilità di iscriversi, di partecipare a un dottorato nazionale sui cambiamenti climatici. Ecco, quindi in questo modo la filiera si può dire completata. L'obiettivo del nuovo corso dell'Università degli Studi di Teramo, che approda nel polo frentano, è quello di creare figure professionali con conoscenze approfondite in materia ambientale e in grado di rispondere alle nuove esigenze lavorative richieste dal settore privato e pubblico, come spiegato dal rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola. L'Università degli Studi di Teramo ha, ha fatto un passo importante verso un'apertura ulteriore per il territorio regionale, quindi la decisione dell'apertura del corso a Lanciano di diritto dell'energia e dell'ambiente è una decisione presa a livello di sistema universitario regionale per dare all'Abruzzo una possibilità in più di formazione, soprattutto per investire in formazione in una zona strategica per la nostra regione, sia per quanto riguarda il PIL, l'economia, un percorso formativo innovativo, unico in Italia, e quindi siamo convinti di venire incontro ad esigenze importanti non solo dei nostri giovani, ma anche esigenze importanti di formazione o di formazione continua all'interno delle aziende che si trovano ad avere a che fare con la transizione ecologica. Per l'assessore regionale all'energia, Nicola Campitelli, con la laurea in diritto dell'ambiente e dell'energia si attiva un percorso formativo capace di creare figure professionali di cui il mondo produttivo di oggi, nell'epoca della transizione ecologica ed energetica, ha sempre più bisogno. Noi come Regione Abruzzo abbiamo sostenuto economicamente la startup di questo corso di laurea, l'avanguardia, unico nel suo genere in Italia, e che rappresenta una grandissima opportunità per tutti gli abruzzesi e per tanti ragazzi giovani che non devono più abbandonare la nostra regione per studiare altrove. È un percorso capace di creare delle figure professionali di cui il mondo produttivo oggi ha bisogno.